Ciao amici di Sole, sono Nezak. Attraverso questo video vi presento il primo fra i miei seminari, Innamorarsi della vita. Questo video è rivolto soprattutto alle associazioni in Italia e non solo, e a tutti coloro che vogliono partecipare a questi stessi seminari e meditazioni poi che vengono a seguire. Perché ho chiamato questo mio primo seminario Innamorarsi della vita? L'ho chiamato Innamorarsi della vita in base ad una ricerca che ho fatto verso gli anni 2006-2007, per poi svilupparsi nella stesura del libro Crystal Energy, che so che molti di voi hanno già letto. Innamorarsi della vita significa riscoprire un colore, una qualità insita in ognuno di noi, tale da poter plasmare la realtà, la vita di ognuno di noi per l'appunto, e quindi di conseguenza la vita degli altri, dei nostri affetti e quindi della società e quindi del pianeta Terra. Innamorarsi della vita fa riferimento alle emozioni, alle sensazioni dell'essere innamorato principalmente di una persona e per poi sviluppare questa sensazione, questa emozione nella vita quotidiana con un atteggiamento consapevole, rivolto con fede all'osservazione della nostra stessa vita, passo per passo, che conduciamo giorno per giorno. Durante il mio seminario, Innamorarsi della vita, faccio ampio riferimento agli angeli e spiego per l'appunto che noi siamo angeli, che ci siamo dimenticati di essere angeli. Comunemente si distinguono nel mondo della dualità gli angeli dai non angeli. Si dice vi è un mondo di angeli mentre voi siete esseri umani. Purtroppo questa è un'eredità che noi abbiamo e voi a causa della dualità e perché appartiene al viaggio del karma, hanno risvegliato in noi, nella nostra dualità, la nostra incapacità di riconoscerci angeli, di riconoscerci illuminati, e pertanto ci hanno fatto distinguere l'essere angeli e il non essere angeli, come se noi umani fossimo di un gradino inferiore in una scala gerarchica che è priva di significato. Del resto dobbiamo anche ringraziare la società, perché se per 2000 anni o comunque per migliaia di anni ci hanno insegnato che non siamo esseri angelici e quindi non vi è stata o non vi è stato un insegnamento tale da risvegliare l'essere angeli, quindi ritrovare quell'essere angelo in noi. Dobbiamo anche ringraziare queste strutture, queste lobby, come vogliamo definirle, che consapevolmente o inconsapevolmente non hanno fatto altro che mantenere in piedi quello che era il karma, perché noi abbiamo avuto la necessità di vivere e viaggiare all'interno del karma. Però, come spiego proprio a questo seminario, dal 1987 si è risvegliata per noi una grande possibilità, la possibilità di sciogliere il karma, come dice Crayon, di compiere il karma, quindi dice l'energia del karma è un'energia incompiuta, chiudiamola e creiamo energie nuove, o come dice lui, fatti nuovi, al fine di dare nuova energia per un salto vibrazionale a beneficio del nostro pianeta. All'interno sempre del seminario parlo anche della griglia magnetica, facendo riferimento, un ampio riferimento a Crayon, e spiego come la griglia magnetica non sia solo una griglia che sta attorno al pianeta Terra, ma che è ben visibile anche all'interno di una struttura, quale una casa, un ufficio, quindi nella struttura di una casa di ognuno di voi. Ogni casa è il riflesso
di noi stessi, così ogni oggetto che vi sta all'interno, e così anche l'ufficio, qualsiasi edificio pubblico, è il riflesso di noi e dell'inconscio collettivo, perché vi è sempre questo continuo dialogo fra l'inconscio individuale con l'inconscio collettivo. All'interno sempre dei seminari parlo di una tecnica che ho studiato circa nel 2006-2007, 2008, ho portato diciamo a compimento una tecnica che ho chiamato Standard Alpha Step by Step, un modo di inspirare ed espirare tale da favorire lo sviluppo, che diciamo così in senso duale del termine, sviluppo della fede, tale da permettere di far sì che l'energia ascenda verso il cuore per creare quello che è un atteggiamento consapevole orientato al riconoscimento dell'unità. Al termine di questo seminario, in ognuna delle città, viene fatta un'attivazione, o meglio una meditazione attiva di circa 30 minuti. In questa meditazione permetto, attraverso questa meditazione permetto alle persone che vi partecipano di riconoscersi angeli, quindi ritrovare in sé l'essenza, le loro ali, la loro essenza angelica, la loro divinità. Ed è una fra le esperienze più belle che si possa trovare. Auguro a tutti voi di poter partecipare ad uno dei miei seminari. Un abbraccio da Nezek.